tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi sono stata alla fiera della piccola e media editoria ed è un appuntamento che cerco di non mancare mai. Si svolge al Palazzo delle Esposizioni all'Euro a Roma fino all'8 di dicembre. Quest'anno ho avuto la possibilità di avere il biglietto d'ingresso gratuito e quindi ci sono andata ancora più con più soddisfazione, diciamo. Mi ha molto colpito il fatto che quelli che negli altri anni di solito venivano dati come gadget con l'acquisto magari di un libro, due libri, insomma, venivano proposti in vendita, che so, tipo la borsina di stoffa con la penna o il segnalibro, costavano dai 3 agli 8 euro anche in alcuni casi, e la cosa mi ha molto colpito. Mi ha molto colpito anche il fatto che molti espositori non effettuassero nessun tipo di sconto. Ora, io sono entrata gratuitamente, ma le fiere, secondo me, se non viene effettuato lo sconto, secondo me è giusto magari incentivare o premiare l'acquirente, diciamo. Quello che mi piace di questa fiera è il fatto che praticamente c'è la possibilità di scovare magari delle piccole perle che nelle librerie quali Feltrinelli, Mondadori, queste librerie così grandi magari difficilmente possono avere spazio, insomma, o visibilità. E mi piace molto il contatto diretto con gli autori o con gli editori, e che trasmettono veramente passione, e come nel caso di questo libro, per esempio, di La Regina Rossa, che non ho acquistato perché diciamo che mi aveva conquistato la passione con cui la signora che era nello stand mi parlava di questo libro, di questa storia che sembrava molto molto interessante, ma poi alla fine non ho acquistato perché secondo me costava molto, e poi non so perché, ma insisteva col fatto che, insomma, la copia era autografata, ma io questa autrice non la conosco, nemmeno fosse stata, non lo so, Marquez o Lalland, insomma, o chi per loro. E quindi non l'ho presa, mentre ho acquistato veramente con molto piacere questi due libri di questo ragazzo che si chiama Valerio La Martire, e praticamente c'era proprio l'autore, l'editore è Armando Curcio Editore, ed è una storia fantasy, urban fantasy. E l'ho preso veramente con piacere, perché a parte che c'era l'autore e parlava dei suoi libri con un tale affetto, con una tale passione, che mi è piaciuto, e poi mi ha offerto, diciamo, l'acquisto dei due volumi, mi ha fatto un prezzo di favore, mi sembra tutti e due 20 euro, e mi ha fatto la dedica. E insomma, sono stata molto contenta. Poi mi ha chiesto, mi ha dato anche i suoi contatti, poi per dirgli che cosa ne penso. Praticamente mi sembra che mi ha detto a ottobre o a marzo, non mi ricordo più, vabbè, poi glielo chiederò visto che ho i suoi contatti, uscirà il terzo di questa serie. I primi due praticamente mi ha detto che è stato molto sincero, perché mi ha detto, perché noi volevo acquistare uno e lui mi ha detto: guarda, vanno letti insieme, mentre il terzo è un po' più staccato e quindi si può comunque non è necessario, nel senso che la storia poi si concluderà con il terzo volume, e mi piace molto come inizia, e mi sembra che ovviamente non li ho letti, ho solo sbirciato un attimino, e mi sembra che lo stile sia abbastanza asciutto, e quindi li ho presi veramente molto volentieri. E poi c'era l'autore presente, insomma, non è un autore famoso, e quindi mi piace l'idea, insomma, di avere preso questi libri. Poi ho preso della casa editrice Volant,
sì, perché ha molti autori francesi, di Amélie Nothomb ho preso questo maxi, che è un volume piuttosto impegnativo, che comprende 5 romanzi, e sono i 5 romanzi di ambientazione giapponese, diciamo, di Amélie Nothomb. E io inizialmente volevo acquistare Stupore e Tremori per tutta una serie di ragioni, per cui ero molto attratta da questo romanzo, e solo quello costava 11 euro e la signora che insomma era lì nello stand mi ha detto che comunque mi avrebbe fatto uno sconto, io tanto lo avrei acquistato sicuramente. Poi però mi ha detto, ma considerando che è in questo volume, forse conviene che prendi insomma questo, che ci sono altri 4 romanzi insieme, e mi ha fatto un prezzo di favore a 15 euro. E poi con mio grandissimo stupore mi ha regalato quest'altro libro, che è sempre di Amélie Nothomb, ed è L'entrata di Cristo a Bruxelles, magari se lo metto così, e sono 2 novelle che sono un concentrato della migliore Nothomb, ironica, leggera, beffarda, inquietante. Non c'è amore più grande di quello edificato sulle macerie di un crimine inconfessato. E questo pure mi incuriosisce molto, e sono praticamente due novelle che praticamente sono inedite, mi ha detto la signora. Io sinceramente non lo so, ero molto incuriosita da questo libro, e l'ho preso veramente molto molto volentieri, non vedo l'ora di iniziare a leggerlo. E poi ho preso questo libro delle edizioni EO, Santiago Gamboa, Morte di un biografo. Questo libro mi ha incuriosito tantissimo appena l'ho visto, e poi quando ho girato e ho letto le prime righe, io praticamente ho letto: dopo una lunga malattia, uno scrittore riceve uno strano invito a partecipare a un congresso di scrittori a Gerusalemme. In un lussuoso hotel, gli autori raccontano, come in un moderno Decamerone, una serie di biografie straordinarie, la vita di 2 giocatori di scacchi europei, e qui ho smesso di leggere, e praticamente ho letto come iniziava, e ho detto sì, lo voglio prendere. E questo, il prezzo di copertina è 12,50, e mi sembra che l'ho pagato 10 euro, mi ha fatto un piccolo sconto, e l'ho preso veramente molto volentieri, anche se le edizioni EO comunque si trovano piuttosto facilmente, però ero lì e l'ho voluto prendere. Poi ho preso questo qui, che è praticamente, secondo me è bellissimo, T-Rex delle edizioni Il Castello. E praticamente c'è all'interno un libro che parla dei dinosauri e la possibilità di costruire un modellino con 43 pezzi, composto da 43 pezzi, di un dinosauro alto 90 centimetri. Forse più del dinosauro mi piaceva, del T-Rex, più di questo mi piaceva quello sul il drago. Però il drago, una volta montato, era veramente enorme, più che altro lungo e largo, e quindi ho immaginato che insomma potesse essere troppo ingombrante. Invece questo si sviluppa più che altro in altezza, e quindi non dovrebbe essere troppo impegnativo. Eccolo qua. Ovviamente questo sarà un regalo di Natale che spero verrà apprezzato, ma il bambino che lo riceverà è un bambino molto curioso e molto intelligente, quindi penso che lo apprezzerà, o almeno lo spero tanto. Poi ho preso questo libro, che è un libro che è molto discorsivo su le profezie e l'arte nella profezia.
E ho assistito alla presentazione di questo libro da parte fatta da Vittorio Sgarbi, che non è che sia la persona più simpatica del mondo, è molto pieno di sé, molto presuntuoso, però sa parlare molto bene, sa scrivere molto bene e ha detto delle cose che ho trovato veramente molto, molto interessanti ed è un libro secondo me molto, molto bello. E poi ho avuto insomma, mi è fatto piacere il fatto che comunque mi abbia fatto una dedica e quindi l'ho preso molto volentieri. Poi mi piace comunque questo incontro anche con gli autori. E anche l'anno scorso ho avuto la possibilità di incontrare Larson e ho avuto anche l'autografo e è stata emozionante anche perché non mi aspettavo che fosse allo stand e quindi insomma è stata una bella emozione. Libro che peraltro amo molto. Poi ho preso questo libricino, Mark Twain, biografia. Autobiografia burlesque. Dunque, io credevo di aver letto tutto quello che aveva scritto Mark Twain in italiano e il ragazzo che era nello stand, che era allo stand, mi ha detto che praticamente questo è è praticamente la prima volta che viene edito in Italia. Non so se questo sia vero, però ho letto Venni alla luce senza denti. Su questo punto Riccardo III era avvantaggiato nei miei confronti, ma d'altro canto nacqui pure senza gobba e stavolta ero io a essere in vantaggio su di lui. I miei genitori non erano né molto poveri né particolarmente onesti. L'ho trovato veramente molto carino. Era una piccola casa editrice che si chiama Casa Sirio Morti e Stramorti praticamente ho pagato questo libretto 5 euro, ma l'ho preso veramente volentieri. Poi a me piace moltissimo Mark Twain e sono praticamente. Allora, cosa ci fanno? Guy Fawkes, un tagliateste medievale, un nativo americano che ha combattuto contro Washington e un compagno navigatore di Cristoforo Colombo nella stessa storia, e la dolce Conrad riuscirà a diventare duca, giammai duchessa, di Brandeburgo senza che nessuno scopra la sua identità? Tra fiction, burla e biografia, Twain ci presenta il suo personalissimo albero genealogico. Si reca in Germania per le solite magagne da successione al trono e infine si concede una vacanza in Italia, nella Firenze del Bel Parlare. Tre racconti finora inediti in Italia, in cui il discolo del nuovo mondo dà il meglio e il peggio di sé. E quindi l'ho preso veramente con tantissima curiosità. Penso che si leggerà in un'oretta, però l'ho preso molto volentieri. E mi ha regalato anche il segnalibro. La cosa strana che praticamente per avere la borsina in stoffa bisognava pagare. Infatti quest'anno non ho avuto neanche una di queste borsine di stoffa che mi piacevano tanto. Anzi, mi piacciono tanto. Poi mi hanno regalato questo Leggere tutti che se non ho capito male è una nuova rivista che si trova in edicola, che ancora non ho guardato, ma leggerò veramente con molta, molta attenzione. Sì, ci sono il mestiere del traduttore, molto interessante. Magnus e l'altrove, favole, Oriente e leggende. Marco Augé, insomma, come diventare chef Zibaldone. Sì, insomma, praticamente ci sono diverse presentazioni di libri, vabbè, questo poi lo leggerò con calma. E insomma, è stato un altro omaggio veramente molto gradito. E poi ho avuto, no, ho avuto, poi ho ritrovato una casa editrice che. L'anno scorso è stata veramente una scoperta perché ho
trovato delle biografie, amo moltissimo le biografie di scrittori, e l'anno scorso di questa casa editrice, la Odoia, ho preso la biografia di Simenon, e ancora più bella di quella di Simenon, e quella di Simenon mi è piaciuta moltissimo, la biografia di Bulgakov, scritta dalla moglie. E veramente molto molto bella, è una casa editrice che è specializzata in biografie di scrittori, e le nuove uscite sono l'autobiografia di Vivian Westwood, che secondo me era molto interessante, e poi quella di Jacqueline Kennedy, la biografia mai raccontata. E anche questa mi è questa di Vivian Westwood mi sarebbe piaciuto, però insomma alla fine ho deciso di prendere questa qui di Bernard Marc, dedicata da Antoine de Saint-Exupéry, che è lo scrittore che ha scritto Le Petit Prince, Il Piccolo Principe. Un libro che io amo tantissimo, Il Piccolo Principe compie ben 70 anni, è un libro che io ho letto e riletto in diverse età e non mi stanca mai, è un libro che secondo me ad ogni età si dà una lettura diversa ed è veramente magico, e anche questo non vedo l'ora di iniziarlo. E poi uscendo ho visto questa casa editrice che si chiama Casa dei Libri, anche questa veramente ha dei titoli veramente molto molto belli, e mi aveva incuriosito questo qui, Gatti giapponesi, che è un libro che voglio acquisterò successivamente, insomma ne ho presi abbastanza per questa volta, ma è un libro che prenderò molto volentieri. E poi mi aveva incuriosito molto Elogio del muschio, questo non l'avevo visto. Erano prima del tempo degli uomini, prima di quello degli alberi e dei fiori, il giardino che porta alla casa del tè, dove si reca chi vuole affrancarsi dal mondo, è tessuto di muschi. Molto bello. Ah, ecco questo qui, Il giro del mondo nel 1936. Ed è praticamente una storia, l'avventuroso viaggio di Alain Deneau e Raymond Burnier nel 1936, corredato da disegni dell'autore e dalle splendide foto di Burnier, da New York a Hollywood, la scoperta del Giappone, Cina misteriosa e bassi fondi di Pechino e l'India in roulotte. E questo è un libro secondo me molto bello, ma questi sono libri che cercherò e semmai acquisterò online, perché comunque questo editore vende anche online, ed è un altro e aveva dei titoli veramente molto molto interessanti. Poi Odoia mi ha regalato una matita, ed è l'unico che praticamente mi ha regalato un gadget. Io amo moltissimo i gadget, e insomma è stata veramente una bellissima, sono stata molto contenta di esserci andata, e spero insomma di riuscire ad andarci anche l'anno prossimo. Insomma, per un po' sono a posto con i libri. Insomma, spero di essere stata utile, e al prossimo video. Ciao a tutti!